Le notizie 60 secondi, nello Stato di diritto le sentenze vanno sempre rispettate ed applicate, ma anche i diritti vanno garantiti, sempre. Da affermarlo è il consigliere di minoranza del comune di Forio Vito Iacono che chiede al sindaco Stani Verdi di portare in consiglio comunale per la ratifica il protocollo d'intesa firmato il 12 settembre a Palazzo Santa Lucia per la costituzione del coordinamento delle opere di demolizione dei manufatti abusivi. L'area giochi della Pineta Mirtina di Ischia si presenta abbandonata e pericolosa per i bambini che vorrebbero utilizzarla, soprattutto lo scivolo in vetro resina presenta importanti lesioni che oltre a comprometterne la stabilità possono arrecare ferite da taglio ai bambini. Inoltre la struttura in legno del tavolo con le due panchine è collassato a terra, non si sa se per un atto vandalico, se per l'abbandono e l'incuria dei propositi a tale servizio. Politica a Forio, il sindaco Stani Verde non ha ancora sciolto la riserva e non ha provveduto a redistribuire le deleghe ad assessori e consiglieri. Stiamo comunque lavorando, il sindaco starà valutando le nostre competenze, minimizza il consigliere Salvatore Serpico. Calcio, primo KO per l'Ischia Calcio che al Domenico Iorio di Casalnuovo perde 3-0 contro il Martina Calcio. Prossimo appuntamento domani alle 13:00.